Sui mercati finanziari abbiamo tantissimi strumenti finanziari di vario genere e addirittura anche delle repliche relative agli stessi strumenti finanziari. Esistono diversi ETF per replicare l'indice di borsa Standard & Poor's 500. Esistono, ragazzi, migliaia e migliaia di strumenti finanziari. La domanda allora nasce spontanea. Quando si studia come fare un investimento, quando si studia come allocare, si dice così in gergo tecnico, le nostre risorse finanziarie, il nostro patrimonio in modo da far lavorare i soldi per noi, il problema, ragazzi, da 1 milione di Bitcoin è sempre lo stesso. Come scelgo questi strumenti finanziari? Come li metto insieme? Qual è la ricetta vincente? Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi facciamo un recap di quelli che sono stati i miei investimenti personali dall'inizio del 2020 ad oggi. Vi farò vedere che cosa ho fatto io, come mi sono posizionato sui mercati in questi mesi, come ho costruito la mia asset allocation di portafoglio e poi spiegheremo anche i perché. Prima di andare avanti, però, devo fare un annuncio. Questa volta molto importante, non è un consiglio finanziario. In questo video non ci saranno consigli finanziari, vi faccio vedere semplicemente quello che ho fatto io. Pertanto, ragazzi, vi chiedo di iscrivervi al canale per darmi una mano e mettete su like, ragazzi, se questi video vi piacciono. E adesso tuffiamoci nella mischia. Vi faccio vedere prima tutto quello che ho fatto nell'ambito criptovalute e come ragiono io relativamente ai miei investimenti. Intanto non necessita grandi spiegazioni la mia posizione holding su Bitcoin. Anche a marzo, diverse volte proprio durante il crollo, ragazzi, ho detto che non avrei mai venduto quei Bitcoin se non andavamo sotto alcune soglie critiche, e poi ci avrei comunque pensato, perché la posizione in holding non può ragionare nei trend di breve periodo. Trend di breve periodo, in questo caso, ragazzi, che non è semplicemente il giorno o 2 giorni, ma è un trend che ha anche quello di un anno. Se una posizione è holding, un anno, ragazzi, è breve periodo. Io lo so che è difficile per molti di voi comprendere questo concetto, però è così. Tempo fa un mio amico investitore mi ha fatto la domanda: cosa fai tu con i tuoi Bitcoin? Sempre relativamente alle solite previsioni di prezzo e quant'altro. Io ho detto: li tengo, alcuni li tengo in hold, mentre le mie posizioni di trading erano inflate in quel momento preciso. Mi fa: ah, ok, e quando li vendi i tuoi Bitcoin in hold? La mia risposta, ragazzi, è stata semplicemente: mai. Mai perché, ragazzi? Perché per me sono un'ottica di valore per il lungo periodo. Neanche considero le oscillazioni. Sono Bitcoin che ho minato quando facevo mining tantissimi anni fa. Per cui, ragazzi, sincero, non mi interessa neanche più di tanto doverli perdere tutti. Sì, mi dispiacerebbe, comunque. Sono il mio portafoglio di lunghissimo periodo, lunghissimo, ragazzi, io parlo di 10 anni, anche di più. Quindi, in sostanza, non vado a controllare l'oscillazione, il grafico di Bitcoin per quel tipo di investimento. Quello è un investimento tesoretto, sta lì. Se Bitcoin raggiungerà il suo scopo, il suo obiettivo, avrà una grande valorizzazione fra 10-15 anni, altrimenti. Ma che cambia, ragazzi, io poi divido, diversifico sempre il mio portafoglio. Quindi una parte dell'holding è gestita così, mentre l'altra parte è la mia parte di trading e di investimento un po' più attivo, un po' più dinamico, ragazzi, che mi consente di fare molto profitto anche in un anno. E sì, ragazzi, perché voi pensate che l'holding sia profittevole diciamo ogni anno, in realtà non è così. Negli ultimi 2 anni, per esempio, la posizione holding su Bitcoin non ha prodotto assolutamente nulla, ragazzi. Quindi, se io facessi un investimento solo in holding, quindi solo in questo modo, io per questi 2 anni, cioè dal 2018 e 2019, non avrei preso niente, nessun rendimento da Bitcoin in media, ragazzi, perché Bitcoin oscilla negli ultimi 2 anni, ma non ha un trend rialzista. E questo è significativo per chi fa investimenti, ragazzi, e non è corretto lasciare un portafoglio bloccato per 2 anni che non produce nulla. E io preferisco appunto diversificare, ragazzi, e fare una parte del mio patrimonio destinata anche agli investimenti che utilizzano i miei trading system. E a tal proposito, adesso ci spostiamo sul grafico. Questo è uno dei miei sistemi, un mio portafoglio di
Trading system, ragazzi, legato solo ed esclusivamente alle criptovalute. Questo trading system, questa struttura, la stessa identica che state vedendo in questo video, è pubblicata in Academy. Non riesco a farvi vedere gli exchange e tutto il resto, ragazzi, perché sono diversi exchange, perché queste operazioni sono trading, ragazzi, quindi sono state aperte e chiuse, non sono attualmente in essere, perciò non riesco proprio a mostrarvi il portafoglio. Questo è quello che ho fatto nel 2020. È qui in questo momento ed è un più 6,17%, ragazzi, senza leva finanziaria. Attenzione, quindi a zero leva finanziaria. Cos'è questo investimento che io ho chiamato Crypto Alpha Age, ragazzi, in onore anche di Ray Dalio? Allora, cos'è questo investimento? Prima variabile è in valuta dollaro, ragazzi. Quindi l'investimento che non ha a base holding di Bitcoin, ragazzi, io lo gestisco in dollari ed è il mio portafoglio prudenziale, cioè la parte del mio portafoglio che è gestita senza volatilità, dove io non voglio la volatilità, ragazzi. Quindi la cerco di limitare in tutti i modi possibili. Quello che vedete qui si potrebbe paragonare ad un titolo di Stato, cioè ad un investimento simile a un titolo di Stato. Anche da questo potete capire che un rendimento nei primi 4 mesi dell'anno del 6,17% è un grandissimo risultato. Come vedete anche dall'equity curve, che insomma, ragazzi, è abbastanza evidente, le sue oscillazioni sono veramente leggerissime, vedete? E ha un trend molto rialzista. Quando va in fase laterale ci rimane anche tanto, ragazzi, vedete qui da agosto 2019 ha iniziato a risalire poi verso no, fine novembre dicembre 2020 2019. Quindi, ragazzi, quando vai in laterale chiaramente ci può restare anche 2-3-4 mesi, ma questo è normale per una gestione che è oculata, quindi è prudenziale, ragazzi. Questo per farvi capire come ho diviso i miei investimenti, come è generata questa equity curve. Sono tre trading system che sono strutturati all'interno di questa linea di gestione, di cui due ragionano soltanto su Bitcoin dollaro, uno ragiona su un paniere di 14 criptovalute contro il dollaro, che vengono anche mutate ogni volta che le criptovalute cambiano nel loro ranking, ragazzi, che arrivano i volumi, magari alcune si capitalizzano di più, io le cambio. In questo momento, ragazzi, lavora solo long, non è andato short in questo anno, però può farlo anche quando vuole. Insomma, se ci dovessero essere le condizioni, potrebbe anche fare short selling sulle criptovalute per guadagnare. Quindi è un sistema age, non è un sistema semplicemente solo long. Andiamo però poi, ragazzi, a vedere l'altra linea di gestione. Questo è invece un trading system molto molto semplice, perché tutti i segnali di questo trading system vengono pubblicati sempre nella mia Academy giornalmente, possono essere seguiti da tutti gli iscritti se lo vogliono seguire, insomma, eccetera. Allora, questo è un sistema, ragazzi, di trading puro, quindi non è legato a quello che abbiamo visto prima, che è il mio portafoglio prudenziale. Questo invece è il mio portafoglio estremamente speculativo, quindi una parte del mio portafoglio che è dedicata in maniera speculativa al trading di Bitcoin contro dollaro. Trading puro, insomma, ragazzi, solo long. Questo non è un trading system che fa short selling su Bitcoin, e questi sono i risultati. Analizziamoli insieme, ragazzi. Allora, tutto quello che vedete è paragonato a un capitale di 20.000 dollari. Questi sono i rendimenti nel primo quadrimestre dell'anno 2020, e li trovate qui, vedete, quindi del 24,54%, con un profitto intorno ai 4.900 dollari, ragazzi, su 20.000 dollari di capitale. Allora, questo è uno dei miei trade system, quello che prediligo, ragazzi, ma ovviamente per arrivare a questo risultato, come potete capire, un trade system altamente volatile e molto speculativo, perché i trade system, ragazzi, sono speculativi. Voi immaginate che se mantiene
un tipo di crescita così come la vedete, questo sistema, ragazzi, significa più o meno il 75% in un anno, ragazzi, è tantissimo. Però vedete come oscilla, ragazzi. Allora, il mese di gennaio ha fatto più 14%, a febbraio ha fatto meno 11% e meno 8%, e poi ad aprile più 27%, e a maggio ancora siamo a metà, più 3,09%. Quello che volevo farvi vedere però è il capolavoro di marzo. Questo è un sistema, ragazzi, solo long, e durante il crash di marzo non ha fatto nulla, ha stoppato immediatamente l'operazione quel giorno lì del meno 40%. È uscito, si è messo in flat, ha chiuso il mese di marzo con una perdita del 7,69% in un mercato che era sprofondato di oltre il 40%, ragazzi. Queste sono le cose più importanti quando si fa trading, perché poi il mercato, quando va nel verso giusto, ragazzi, vi regala un più 27, insomma, ok, così. Questa stessa logica è importante che voi la usiate anche sul vostro modo di investire, di fare trading, ragazzi. Ricordatevi sempre che una strategia deve lavorare bene nei momenti di rischio, proteggendovi, non facendo gain in un mese come marzo del 2020, ragazzi, era impossibile farlo su Bitcoin a meno che non si facesse lo short selling. Questo è un sistema che investe solo al rialzo, Bitcoin crollava, ragazzi, quindi attenzione a questo tipo di logica. Quando fate investimenti, ricordatevi che il vostro investimento va valutato anche in virtù di quello che sta facendo il mercato. Se il mercato sale, il vostro investimento non guadagna, allora c'è un problema. Ma se il mercato crolla e il vostro investimento non guadagna moltissimo o perde poco, allora va benissimo, ragazzi. Il problema è se perde di più del mercato o come il mercato. A quel punto non avrebbe senso, insomma, avere un investimento alternativo, ok? Cosa ho fatto invece per quanto riguarda i miei investimenti lato hold, non holding, ragazzi, quindi lato mercato azionario? Niente, ragazzi, è per questo che non vi riesco a mostrare oggi quel tipo di portafoglio. In realtà, nel marzo del 2020, mentre crashavano i mercati azionari, ragazzi, ho costruito due o tre portafogli che però ho dato ad altre persone, quindi sono stati portafogli commissionati, diciamo così. Ragazzi, allora, qualcuno di quelli io ce l'ho in macchina nei miei software, quelli di analisi, diciamo, di portafoglio azionario. Se volete, vi interessa l'argomento, ve li faccio comunque vedere, ma non li ho fatti personalmente. Quindi, se vi interessano, in ogni caso, scrivetemelo nei commenti e magari facciamo un video dedicato solo a quel tipo di portafoglio, a quelle stocks che sono presenti in quel portafoglio. Mentre per quanto mi riguarda, nel momento in cui dovessi andare ad implementare, lo farò probabilmente nei prossimi mesi, il mio portafoglio azionario, sicuramente lo vedremo insieme anche in un altro video. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video e tiriamo le somme, le conclusioni di quello che vi ho mostrato, ragazzi. Come opero io? Beh, in maniera molto chiara avete capito che da una parte ho un portafoglio in hold di Bitcoin con scadenza 10-15 anni, ragazzi, un investimento di valore e non azionario, chiamiamolo così, non da trader, non da investimenti che guardano il grafico. Poi una parte invece del mio portafoglio di rischio, quindi quello che gestisco con investimenti di trading, ce l'ho diviso in due fasi differenti, l'avete visto. Uno che è una linea di gestione fatta da Trading System che mi dà la possibilità di avere una stabilità della curva e che ha un'aspettativa di rendimento, ragazzi, intorno al 10-15% annuo, valuta dollaro. Lì ci va messa tutta la parte prudenziale del proprio investimento. E poi c'è invece quello che avete visto, un trading system speculativo. Ce ne sono anche altri, ragazzi, ma in questo momento non li ho immessi veramente a operare sul mio conto, quindi io vi faccio vedere solo quello che effettivamente sto usando io, ragazzi, perché io poi in Academy ne pubblico diversi trading system. Allora, poi c'è quel trading system lì che mi consente di fare un rendimento più elevato con un rischio più elevato, ragazzi. Quindi ho diviso in pratica i miei investimenti in queste tre aree. Una è holding, una è un investimento cuore, diciamo così,
Perché questa strategia, ragazzi, di creazione dell'investimento e di asset allocation si chiama core satellite, mentre poi c'è appunto quello legato al trading system. Questo legato al trading system è il satellite, ragazzi, si chiama così in questo caso, e questo è il mio portafoglio core. Questo è il modo corretto che vi consiglio anche personalmente di gestire i vostri patrimoni. Quando avete un bel patrimonio, dividetelo, ragazzi, non mettete tutte le uova nello stesso paniere. Questo è un consiglio da diversificazione di capitale perché è vincente quasi sempre. In realtà non è del tutto così, ragazzi, ma magari ne parleremo in un altro video, perché la diversificazione è un'arma a doppio taglio, quindi bisogna saperla anche usare bene. Questo è quello che ho fatto io, ragazzi, come gestisco il mio patrimonio con la tranquillità corretta e come l'ho diversificato. Tutti questi investimenti sono comunque in ogni caso visibili per iscritti alla Trading On Academy, che molti di loro stanno seguendo esattamente anche questa cosa qui. Sì, vi consiglio ovviamente di creare il vostro portafoglio, la vostra asset allocation, utilizzando questi metodi, quindi dividendo gli obiettivi e il rischio di questi pezzi che compongono il vostro investimento, la vostra asset. Bene, ragazzi, io vi saluto, grazie per essere stati qui con me. Ciao a tutti, ci rivediamo nel prossimo video.